rimanere ben saldi sulle gambe, quello è il coraggio. Questa definizione di Shakespeare risuona sulla via Appia, verso la provincia di Caserta, dove la stessa normalità, a volte, può essere un esercizio di fermezza morale. Siamo a Sessa Aurunca. Qui, fino al 24 luglio del 2015, c'era una fabbrica, un'impresa che si rifiutava di pagare il pizzo. Per questo è stata bruciata, ma i titolari non si sono arresi. Grazie al vostro coraggio questa fabbrica è andata avanti e adesso continua sempre di più. Non grazie al nostro coraggio, è il nostro dovere, un impegno preso il 24 luglio davanti a migliaia di persone. Non abbiamo licenziato, non abbiamo utilizzato la cassa integrazione, non abbiamo delocalizzato, non ci siamo fermati. Abbiamo il dovere di restare qua, perché in questo tempo abbiamo coinvolto veramente tante famiglie. Andare via significherebbe proprio abbandonare tutto. Che se scappiamo tutti, signori miei, questa terra sarà sempre difficile. Invece adesso le cose sono cambiate. C'è associazione, c'è partecipazione, ci sono le scuole. Spesso si è detto che da queste terre bisogna scappare. Voi nel futuro che volete fare? Volete stare qui? Volete andare via? Assolutamente no. Si deve stare qui tutti insieme, uniti contro i grandi mali che ci sono. L'Italia è sovrastata da questi mali, qui in particolare. Bisogna avere un carattere forte, non sottostare a tutto ciò. Se ce ne andiamo, se andiamo negli altri paesi è come se ci arrendiamo e questo non dobbiamo permetterlo. Attualmente in Italia risultano censiti circa 17.000 tra fabbricati e terreni sottratti alle mafie e destinati ad altro uso. In Campania sono quasi 1.900. Siamo a Maiano di Sessa Aurunca. Intorno a noi ci sono 17 ettari di terreno confiscato alla criminalità organizzata. Per farne cosa? Per farne agricoltura sociale, per farne agricoltura biologica, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e lavoro per il territorio. I territori, i terreni della Campania non sono tutti inquinati, i nostri prodotti sono buoni, sono delle eccellenze e noi qui abbiamo fatto questo tentativo, creare un impianto di trasformazione per poter chiudere una filiera in rete con altre cooperative che gestiscono beni confiscati sul Casertano, su Napoli, quindi vendere il prodotto fresco oppure trasformarlo. La fama della provincia di Caserta è ormai strettamente legata alla storia violenta dei clan e agli acri miasmi della Terra dei Fuochi. Saliamo a Sessa Aurunca. I peschi fioriti, la sorprendente bellezza del borgo medievale sembrano essi stessi un monito, una sfida a conservare ciò che ancora è salvo. È cambiata la storia, è cambiata. Finalmente, almeno nella provincia di Caserta, un declino totale della camorra. È scomparsa? Assolutamente no. Ci sono problematiche, ci sono resistenze, ci sono rimasugli di clan? Assolutamente sì. Però la società civile reagisce, risponde. Si parla spesso di coraggio. Che cos'è? Un elemento reale? Una retorica? È un'azione concreta nel senso di difesa della propria dignità. Se noi guardiamo anche intorno queste bellezze, questa grande bellezza tradita dai camorristi, che per primo hanno disprezzato la terra dove sono nati e vissuti. Siamo noi che la difendiamo. È cambiata la storia, è cambiata. E noi abbiamo vinto, loro hanno perso. Abbiamo riso quando ci hanno giudicato e oggi si piange, permettetemi di spiegare.